giorno sono andato a visitare, come garante dei diritti delle persone detenute, delle persone private della libertà, la REMS di Volterra, la prima REMS della regione toscana. A parte il primo impatto di inferriate, doppia fila di inferriate molto pesanti, poi all'interno diciamo che l'impatto non è così sgradevole come l'esterno, ma a un certo punto a una psichiatra ho chiesto notizia, cosa pensasse della contenzione, cosa pensava, e mi ha detto ma ancora non abbiamo la dotazione necessaria, quindi non abbiamo le fasce. Dico beh, questa è una buona notizia, dico, però dico sommessamente vorrei far notare che la direttrice dell'ospedale psichiatrico giudiziario dell'OPG di Montelupo ormai 2 anni e mezzo fa fece un ordine di servizio in cui dichiarava che la contenzione nell'OPG di Montelupo, nell'ospedale, nel manicomio criminale per essere più chiaro, era vietata. Allora non vorrei che quello che si era conquistato da parte di un direttore penitenziario nel OPG di Montelupo si riaffacci in un luogo che è vantato come sanitario e diretto da psichiatri. Quindi questo mi pare che è una testimonianza per dire che dobbiamo vigilare molto sui nuovi luoghi che dovrebbero appunto superare l'orrore del manicomio criminale dell'OPG e poi magari ritrovarci con la contenzione, ovviamente per il bene del malato, no? Per altro, perché non si faccia male, eccetera. Però quello che non avevamo ed era stato vietato con un ordine di servizio, e quindi io ho promesso che il mese prossimo, quando dai 10 ospiti si passerà a 20, tornerò a vedere quella REMS e vedremo se le fasce saranno arrivate. Anch'io a 17 anni ho provato il manicomio quasi pre-basaliano. Ho provato la camicia di forza, ho provato la gabbia, ho provato il letto di contenzione. Quegli episodi oggi li collego a distanza di anni a violenza assoluta. Qualsiasi violenza succeda io la collego a quel passaggio e a quell'episodio. In 30 anni che lavoro ormai nel sociale, queste violenze, queste camicie di forza, queste gabbie mi ritornano in continuazione, soprattutto nelle carceri. Soprattutto vabbè, anche nei diagnosi e cura. Nelle carceri è sistematico, non tutte le carceri, che ci sia una violenza fisica verso i detenuti che viene assolutamente taciuta, è una cosa normale, una prassi, non possiamo lamentarci, non possiamo protestare per tutto. C'è un episodio, ad esempio, adesso che riguarda il carcere di Gorizia, 3 omosessuali, siccome non hanno gli spazi, vengono chiusi in uno scantinato e legati con una catena, un lucchetto, proprio perché non vadano in contatto con altri. Anche questa è contenzione, è violenza fisica. Abbiamo seguito la storia di un ragazzo triestino arrestato a Bucarest, aveva qualche problema di schizofrenia ed è stato messo in un ospedale psichiatrico o l'ex manicomio criminale. Questo ragazzo siamo riusciti dopo vari combattimenti fino ad andare a Bucarest a Budapest e lui era assolutamente sorpreso, ammalato da tanta violenza, perché queste persone mettevano appunto gli utenti nei letti di contenzione, usavano tirare con i manganelli. Ecco, dico, questa è storia che è già successa, che tu non conosci, però ecco, credo che la non conoscenza sia il pericolo più grave. Credo che anche nei luoghi psichiatrici, soprattutto nelle case di riposo, manchi la buona educazione. C'è una violenza psicologica
morale fortissima, un'arroganza, anche, si arriva anche all'insulto, se non di più. Ecco, credo che noi dovremmo combattere anche questo, e questo lo si può combattere andandolo a raccontare, a spiegare, anche perché, come dicevo a Giovanna l'altro giorno, io ho sempre, nella mia memoria gira sempre il fatto che la disgrazia non ha mete prestabilite, e che per allenarsi i muscoli di buona salute bisogna prima conoscere e impararla, che non fa male.